Buonasera amici della Pallavolo, ben ritrovati su Rete Sole, nuova puntata di Roma sotto rete. Nonostante i campionati fossero finiti, continuiamo a parlare noi di Serie A in questo viaggio che ci accompagna fino ai primi giorni di maggio. Facciamo un po' il punto della situazione, andiamo ad analizzare anche altre questioni. Oggi, per esempio, con la Roma Volley Group parleremo di settore giovanile e non solo. E allora andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Iniziamo proprio da Fabio Cavaglioli, direttore tecnico della Roma Volley Group. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera a Cristian Rizzi, libero da Roma Buonasera, Volley. Ciao, buonasera. bentornato Cristian. Grazie mille, buonasera. Ovviamente, visto che è la prima volta, diciamo, Va bene, va bene? Va bene, salgo Fabio, cominciamo Sì, con te. sempre per la vecchiaia, Sempre la vecchia, ma no? dai. Allora, facciamo un po' una panoramica anche, Fabio, del settore giovanile, Sì. perché il campionato si è fermato per la Serie A, ma non per il settore giovanile che appunto brulica, che sta Sì. ancora in essere con diverse squadre. Stai allenando l'Under 14? Sì, la 14 e la 13 io alleno, Ecco, partiamo dai più e le piccole, dai. piccoline. Beh, diciamo che abbiamo fatto un lavoro buono sulla base fondamentalmente, ma quindi dal mini volley con dei numeri tutto sommato abbastanza bassi, devo dire. Perché quest'anno insomma abbiamo cercato di svilupparlo il più possibile, ma dovremmo farlo con più insistenza perché insomma ci aspettavamo qualcosa di più. Poi niente, le under 12, quindi quelle che uscivano dal mini volley, e con un gruppo invece abbastanza numeroso e devo dire anche con una discreta qualità sotto l'aspetto fisico. E Quindi quindi già la prima selezione in beh, Under 12. sì, abbiamo già cercato di vedere se c'erano caratteristiche importanti in alcuni elementi. E per poi arrivare all'Under 13, dove abbiamo costituito tre gruppi fondamentalmente. Uno, quello più selezionato, ma la selezione era derivata soltanto dal fatto che avevano già praticato la pallavolo, mentre poi abbiamo dei gruppi Under 13 di neofite su cui stiamo appunto lavorando in maniera più insistente. Questo gruppo under 13 carino, abbastanza numeroso, 16 bambine mi sembra, e hanno fatto un campionato promozionale. Forse se avessero fatto il campionato d'elite sarebbe stato meglio alla fine, alla luce dei risultati che hanno ottenuto. Ma vedo dei discreti fattori di crescita in loro sotto l'aspetto tecnico, comportamentale. È stata una politica quella di dare degli spazi importanti in palestra, cioè abbiamo dato 2 ore e mezza di spazio al giorno. Non è poco, No, insomma, per no, quell'età. no. Diciamo che abbiamo la base è 4 volte a settimana, ma per esempio la 14 si è allenata anche tutti i giorni. E alla fine ha colmato un gap che noi prevedevamo, perché è la prima volta che si affacciamo dall'eccellenza. Ci tengo a precisare che è un gruppo tutto derivante dal mini volley dei tre gruppi che si erano uniti, e con una sola ragazza proveniente da fuori, che poi ci è capitata casualmente, nel senso che è venuta lei a trovarci. E alla fine della regular season si sono classificate terze, e noi all'inizio per noi insomma è stata quasi una sorpresa. Per poi sono andate nel tabellone dei perdenti, ma poi hanno riconquistato la possibilità di fare la semifinale, l'hanno persa anche diciamo lottando alla pari con avversari Quindi tutto insomma al sommato. top del livello regionale, possiamo dirlo, Beh, insomma quando hai sempre da tra mettere le prime sei, 4, tra le prime sei sono arrivate, ecco, loro sì, dai, prime per sei. una squadra che è la prima volta che appunto faceva Assolutamente, questa assolutamente. categoria Non era e la importante per noi. differenza, Fabio, c'è tra l'eccellenza, Ah, l'elite e c'è la una promozionale. differenza enorme, una differenza enorme. Ma molto dipende appunto dall'impostazione che dai al lavoro, nel senso quantità e qualità. E con il giovanile è un problema perché poi devi andare a cercare gli spazi più importanti della giornata, i più complicati, cioè quegli orari che stanno a metà esattamente del pomeriggio, che permettono alle ragazze di potersi allenare, perché poi tolgono spazio agli altri gruppi, quindi non è Soprattutto su semplice. giovanile devi fare un po' i conti anche con le uscite da scuola, no? Esattamente, Chi però esce ecco, prima, chi esce dopo. riuscire a dargli un monte ore importante non è semplice. Ci siamo messi tutti a disposizione, ho avuto tantissimi collaboratori eccellenti, devo dire. E poi abbiamo avuto l'Under 16 con Stefania Ecco, senza andare poi Casuscelli. dopo ci torniamo Sì. sicuramente, no? Però ecco, insomma, un flash anche sulle squadre e poi dopo, ripeto, andiamo anche nel dettaglio. Sulla 16 So, penso che è arrivata la gioia più grande, sì. o sta Ha arrivando perché mica. partecipato al campionato d'elite
e l'ha vinto. Ricordiamo che c'è l'eccellenza, che è la fase regionale, esatto, lo diceva proprio la stessa, la fase top, territoriale, che invece quella, quella elite. Elite, poi dopo c'è un gradino, sì, che una volta superata l'elite si va in eccellenza. Esatto. Poi c'è un tabellone, loro hanno prima affrontato le prime partite, sono passati nel tabellone perdenti, per poi però vincerlo fondamentalmente, e adesso hanno questa semifinale con la squadra che tutti conosciamo, contro la squadra che Volerò, tutti conosciamo, Volerò, insomma. Le chance saranno veramente. Però c'è una semifinale regionale. È un onore, e non solo, cioè è per noi è stato una gioia quella di riuscire a portarle a questo livello. Stefania ha lavorato benissimo, con abnegazione vera, perché Stefania non lascia nulla al caso, e li allenerebbe anche la notte. Ma le ragazze l'hanno seguita veramente. Devo dire, abbiamo avuto delle ragazze che sono venute da società limitrofe, non solo, che si sono trovate bene, hanno capito qual era lo spirito, e i risultati si vedono. Quando si dice il lavoro paga, esatto, non è Stefania, un poi luogo comune. L'hai detto, Casuscelli, dobbiamo dirlo, perché poi lo diamo per scontato, non è così, che è stato vinto un titolo territoriale. Sì, sì, quindi insomma il passaggio non è il passaggio da seconda a da terza, il passaggio è da prima. Dal primo posto, quindi vinto il campionato territoriale, si approda alla fase regionale, che non è finita, insomma, no, c'è questa partita. Quando sarà? La prossima settimana, questa, okay, questa è imminente. Ma è andata in turno o campo neutro? È una sola partita. Una, okay, sola partita. Mai dire mai. No, mai dire mai, insomma, bisogna essere obiettivi. Certo. Cioè, ci scontriamo con l'eccellenza della pallavolo italiana. E quindi abbiamo l'onore di scontrarci con l'eccellenza della pallavolo italiana, e per noi questo risultato, certo, cioè, tantissimo, ci fa onore. Certo, cercheremo di dare il meglio, sono sicuro che daranno il meglio, ma insomma, non ci aspettiamo altro, giustamente, no? Senti, la carrellata con l'Under 18, poi parliamo anche delle ragazze che, sì, hanno poi esordito in Serie A, però proprio la 18. 18 partita un pochino così sordina, per poi dopo pian piano riuscire a quadrare un po' il cerchio, e anch'essa poi è rientrata nel giro importante tra le prime sei. Ha fatto l'eccellenza, no? Ha fatto l'eccellenza, l'ha confermata, e quello era l'obiettivo, rientrando tra le prime sei. Anche loro hanno una partita importante questa settimana per accedere eventualmente alle semifinali, no? Lo stesso è una gara complicata contro Frascati. Uh-huh. E il buon Gianluca Tarquini, bimbo, perché per la pallavolo romana credo che non sia, cioè, sia conosciuto solo qualcuno. Dico, chi è Gianluca Tarquini? Esatto, ah, il bimbo, questo. Ah sì, ok. Esattamente questo. La sta preparando nella maniera dovuta, lo seguiremo con molto molto interesse. Anche loro hanno fatto tanto lavoro, e quindi devo dire che noi siamo soddisfatti, senza far nessun tipo di volo pindario o altro, però per essere stato l'anno zero, l'anno di partenza, e voler portare tutte le categorie nell'eccellenza e confermarle, siamo riusciti nel nostro obiettivo iniziale. Questa è solo la partenza, perché dietro abbiamo veramente tanta voglia di competere e di formare giocatori, fondamentalmente, più che poi è ovvio che vincere anche normale qualcosa fa sempre piacere. Però ecco, l'interesse è quello che magari, come è successo quest'anno in Serie A, qualcuna di loro poi possa affacciarsi nella pallavolo di alto livello. Oh, lì ci andiamo dopo, altrimenti Cristian sta qua e si addormenta poi. No, scherzo, non è vero. Cristian, che ricordi hai tu del settore giovanile? Se l'hai fatto al settore, sì, giovanile? Io sono molto grato anzi al settore giovanile, perché fortunatamente ho avuto la fortuna di fare anche le finali nazionali. Quindi, con chi? Con la Roma 12. Io sono ex Roma 12, quindi ringrazio comunque la società. Ricordi qualche allenatore in particolare? Beh sì, il primo allenatore, il primissimo fu Fuc, insieme a Lorenzo Di Bello, che per me è un maestro. È stato veramente, a prescindere dal gesto tecnico, dalla fisicità, lui ti improntava proprio per essere atleta, capito? Lui voleva comunque un comportamento adeguato in palestra, che diciamo non avevo io da bambino, venendo dal calcio ero un po' una testa calda. Però appunto ho un grandissimo ricordo di lui, ho avuto anche Diego poi Morigoni insieme nelle categorie Serie D, Serie C, sempre mentre facevo le giovanili.
appunto abbiamo fatto, ho avuto la fortuna di fare due finali regionali, una finale nazionale giocando contro, veramente contro Sisley Treviso, Macerata, Vibo Valentia. Bello, belle, Bello. si dice che il giovanile, insomma, lo porti dentro tutta la È vita, vero, è dà delle vero. emozioni grandissime, confermi? Confermo, anche parlando con altri giocatori di Serie A, comunque non quasi tutti i giocatori di Serie A hanno avuto la fortuna di fare una finale nazionale, vuoi perché magari loro già stavano a un livello più alto, però ho un ricordo bellissimo veramente delle finali nazionali, che è una mini Serie A, quindi già ti mette in quel mondo bellissimo. Puoi imparare tanto, no? Però non è che finisci con l'under 18, Cristian. Cioè, No, anche quest'anno io ho visto in assolutamente. te un notevole miglioramento, una crescita tecnica, insomma, anche comportamentale in campo, perché cambia il discorso tra Serie B e Serie A, anche come si sta in campo, quindi non si finisce mai imparare. No, no, non si finisce mai di imparare. E, vabbè, personalmente, come ben sai, avevo questo sogno fin da bambino. Quindi io, anche quando giocavo in categorie minori comunque della Serie A, avevo sempre questo obiettivo in testa. Quindi per me l'atleta è sia dentro, ma soprattutto fuori dal campo. Quindi sono un ragazzo abbastanza, cioè molto serio, e appunto che sa che per arrivare a un certo traguardo bisogna lavorare, Devi appunto, lavorare. come diceva Fabio, e avere appunto anche loro queste opportunità, queste ragazze di allenarsi di 2 ore e mezzo nel giovanile, penso sia importante, perché nel momento di difficoltà, che ci sarà ovviamente durante una partita, tu sei abituato a fare quel gesto tecnico tante volte, quindi sei preparato mentalmente anche. Senti, tornando invece al campionato, che stagione è stata per te e per la Roma Volley? Cioè, un tuo giudizio o una tua idea in generale? È stata comunque una stagione di crescita nonostante i risultati? Allora sì, è stata una stagione di crescita, penso, sotto tutti i punti di vista, parlo anche a nome della squadra ovviamente. Essendo il primo anno anche per la Roma Volley che disputava questo campionato, questa serie, ci sono state delle difficoltà ovviamente, perché vuoi non vuoi logistiche e cose, ma noi non ne abbiamo, diciamo, subito tanto. Però è stato sì, un anno di crescita, perché ovviamente allenamenti tutti i giorni, la mattina pesi, le trasferte il giorno prima, comunque Rientro la notte, sono rientro a la lampa. notte, sì, è un impegno importante. Quindi potevamo fare qualcosa di meglio, ovviamente, magari nel giorno d'andata, per permetterci di stare meglio in classifica per i playoff. Anche i playoff, come sapete, abbiamo perso a gara 3, che potevamo fare qualcosa in più. Però è andata così, quindi lo mettiamo in tasca Ecco, queste le per. prime sensazioni un po' di tuoi compagni, parlando un po' con tutti, è che si poteva fare di più, no? Poi Sì. dopo, con il passare dei giorni, è arrivata anche la consapevolezza, la maturità, tra parentesi poi Cortona ha perso in due partite, domenica 3-2 a Livorno, quindi 1-2 e poi Livorno è andata avanti, però al di là di questo, insomma, come se tutto non fosse stato fatto, però nei giorni a seguire è emersa la Sì. consapevolezza di dire, vabbè, però noi da dove siamo partiti, a dove siamo arrivati, insomma, è Assolutamente. stata fatta veramente una gran cosa. Sì, è stato fatto veramente un grande passo, ma anche appunto dal girone di andata al girone di ritorno, che poi è stata una cosa mentale, perché la squadra è sempre stata quella, quindi dovevamo solo, come appunto abbiamo avuto un grande maestro Mica insieme, Lasco, che giocava con noi, che ci ha sempre detto dovevamo fare sempre qualcosa in più, perché lo dovevamo fare per noi stessi, ovviamente, non per la gente che sta a casa, che ci guarda, perché alla fine conta il gruppo, quindi noi lo dobbiamo fare per noi stessi. Quindi è stata, dopo appunto la brutta notizia di essere usciti con Ortona, perché vuoi non vuoi comunque ci credi, anche se loro erano arrivati quinti in campionato, Certo, tu una volta arrivati ai playoff te la giochi, assolutamente sì. quindi è brutto, cioè nel senso, dopo la partita è stato un momento triste ovviamente, tu c'eri, quindi lo sai, perché ci credi, perché vuoi andare avanti, vuoi continuare sempre ad andare avanti, Certo. perché è bello, però. Penso che quando siete usciti da quel tunnel, no, dagli spogliatoi con tutti, avevano gli occhi gonfi e le lacrime, insomma, si è capito lì quanto questa squadra tenesse ai playoff, a questo campionato e quanto dal punto di vista morale abbia dato veramente tutto. Poi tecnico è un altro discorso, però dentro le energie, insomma, sono state veramente spese. Sì, ovviamente tutti noi abbiamo dato il massimo, chiunque aveva qualche acciacchetto fisico, ma
emotivamente ci stavamo tutti, eravamo tutti in partita. Sono, ovviamente la pallavolo sono occasioni, sono punti che perdi anche per sciocchezze, che però è difficile recuperare poi anche in Serie A, appunto, visto che il livello fisico e tecnico è più alto di una Serie B. Quindi ce l'abbiamo Questo messo tutto, dai. è. Fabio, tu che hai giocato ovviamente ad alti livelli, insieme a Bimbo pure, no? Sì. Ecco, queste parole di Christian ti rispecchi un po'? Cosa pensi, visto che oggi, insomma, tu sei dall'altra parte, no? Sei sulla panchina e sei tu che devi insegnare È alle passato un po' ragazze di questo. tempo, quindi Vabbè, se l'abbiamo. però al di là di No, questo, assolutamente. però, insomma, l'hai vissute. Assolutamente sì. Beh, lui ha detto una cosa importante, no? Io diciamo che se devo avere dei ricordi sono legati proprio a questo spirito che ci legava, no? E io ho fatto parte sempre di squadre fortemente motivate sotto l'aspetto proprio della Morale, compattezza, sì. sì, la famosa maglia, no? Per noi era importantissima. Noi abbiamo vissuto la Serie A come poteva essere la partitella che facevamo nel campo della parrocchia, nel senso con quella voglia e quello spirito Non ci stavate quotidiano di proprio a andare. perdere. Assolutamente no, assolutamente no. E quindi capisco benissimo poi quando le cose non vanno bene, noi abbiamo avuto alterne fortune. Siamo stati tanti anni in Serie B, poi anche in Serie A. Quando dai tutto e poi dopo ti sfugge l'obiettivo è Fa una cosa male. pesante, sì, però c'hai sempre, ecco, la cosa bella è questo, lui è giovane, hai sempre l'opportunità, devi farti, Devi devi fare. farti e Vabbè, anche come si allenatore, presenta. dai, Sì, oggi. assolutamente, assolutamente. Cioè, io come allenatore l'anno scorso abbiamo fatto il campionato di B, avevamo delle aspettative, non ci siamo riusciti. Cioè, lo sport si vince e si perde, però comunque Assolutamente. dare il massimo sempre, no? La maglia Sì. sudata o comunque Sì, noi ce l'obiettivo. l'abbiamo nel nostro, Eh sì, la abbiamo maglia ogni la cosa. maglia oltre ogni Roma, Roma cosa, vuole. no? Senti, torniamo invece sulla Serie A, perché Sì. come direttore tecnico Sì. abbraccio un po' tutti i campionati. Del giovanile abbiamo detto e ne riparleremo sicuramente Ok. più tardi. Un pensiero tuo, perché insomma, hai seguito sempre gli Assolutamente. allenamenti, partite, eccetera. Che è mancato secondo te? Perché la squadra poi ha lottato, ci ha provato, sono mancati quei 7 punti, perché io lo vado sempre un po' a dire, no? Quei 7 punti Devo dire della che c'è stato classifica un Puzzaldezza o no? momento, allora adesso al di là di tutte le chiacchiere che normalmente Si contraddistinguono, no? fanno. Una stagione del genere, no? E se io devo trovare un momento fondamentale della stagione è stata, la chiamo così, quella maledetta trasferta di Olbia, che Sì. per me è stata determinante. In quella partita improvvisamente è mancato il supporto del palleggiatore, che fino a quel momento era stato il titolare. Il secondo palleggiatore ha fatto il suo assolutamente, ma purtroppo non è riuscito a portare a casa quel risultato. Sono un po' quei momenti chiave della stagione, è come quando dici, porca miseria, se avevo vinto il primo set, secondo me la Sì. vincevamo. Ecco, secondo me se lì avessimo portato a Sensazioni, no? casa i punti sarebbe cambiato qualcosa. Perché poi dopo avete visto tutti che nel girone, nei play-out, la Sì. squadra aveva un altro tipo di fisionomia, Sì. no? Anche proprio strutturale. Però ecco, se si fosse portata in dote qualcosa di più, secondo me la Ma salve pure sarebbe questa stata specie. della mentalità, della Ma consapevolezza, io dei punti ho classifica a livello diretto. seguito gli allenamenti, ho seguito, cioè Stefano ha dato tutto sotto questo aspetto. La squadra mi sembra che lo abbia seguito in tutto e per tutto. Si sono allenati con tanto impegno, con tanta qualità, con tante ore in palestra. E quindi poi i risultati della stagione dipendono da tante cose. È vero pure che la squadra probabilmente, anzi sicuramente, è stata come è noto, è stata costruita tardi, molto tardi, Per via dell'acquisizione del con titolo. l'acquisizione del titolo. E quindi diciamo che come era successo nell'anno precedente. Noi diciamo sempre tutti, credo che sia una cosa scontata, ma va ribadita che le squadre per vincere innanzitutto devono essere costruite in maniera logica, con dei criteri tecnici importanti, si parte da alcuni presupposti e forse
in questo caso non c'è stato tempo, nel senso si è dovuto... Magari ha delle scelte un po' obbligate, visto che il mercato era già saturo, quello è il senso. Esattamente questo. Visto che poi i primi che si vanno, i primi ruoli sono proprio gli alzatori, no? Attaccanti di banda, gli opposti, e poi dopo c'è tutto il resto. Poi, si comincia da lì e poi dopo si forma la squadra. La spina dorsale della squadra. E lì diciamo che insomma... non voglio dire che si è preso quello che capitava, no, assolutamente, però la scelta era limitata. Okay. E quindi ma la tua peraltro analisi poi è sicuramente io devo attenta. Dire pure che tutte le ragazze che hanno partecipato, secondo me, hanno fatto il loro. Tutte una squadra molto giovane, sì, perché giovane, alla fine 4, 5, 19 anni con Sonia Perkan, insomma, sì. Un po' fuori. Però ecco, alla fine abbiamo visto, cioè, fuori età, nel senso non 19enne. Anche se ha giocato una grande stagione, sì, Sonia, una grande stagione, nonostante insomma i 37-38 anni, che lei è 81. Però ecco, al di là di questo, Fabio, e poi parliamo anche delle ragazze che vengono da sotto, una crescita importante, io lo vado ancora a dire, no? L'abbiamo detto anche in questo salotto, di Cecilio Gioni, di Federica Busolini, di insomma sicuramente anche Alice. Negretti, cioè Alice De Luca Boss, insomma Alice, abbiamo avuto la scorsa settimana qui un doppio salto, no? Dalla insomma. B2 con Olimpia Roma in due anni alla A2, ecco questo è una scommessa, Fabio, di Roma anche, sì. No? Nel lanciare queste giovani. Assolutamente, ma c'è stato anche poi l'apporto, cioè, sistematico delle ragazze che facevano la B2, è quello che lo cioè, sono state, a te, sono state, in alcuni casi siamo stati costretti perché purtroppo, e soprattutto quest'anno, c'era il ruolo dei centrali che aveva una maledizione, ha battezzato, no? Tutti sono stati falcidiati, nonostante avevano quattro centrali di partenza, sono rimasti con un solo centrale, quindi poi abbiamo, come è giusto che sia, utilizzato le ragazze della categoria. No, nominiamole perché hanno dato una mano, e sì, che mano hanno dato. Sì, cioè, diciamo che la cosa importante è che si sono fatte trovare pronte. Abbiamo anche penalizzato la B2 per questo. Quindi Caracci è andata dalla B2 a. Caracci sì, è stata sbattuta in fretta e furia in prima squadra, ma non ha sfigurato, anzi, assolutamente, anzi. E più di una persona mi ha detto: ma questa ragazza probabilmente però, serve anche la fortuna. Sì, ma si è fatta la pronta. No, la fortuna dico per essere chiamata, però poi ha fatto il suo, ovviamente. Da Giulia Bucci, questo a vuol dire che tutto sommato chi stava lavorando sotto non le stava rovinando, no? Ma gli stava dando qualcosa, perché poi presentarsi in Serie A, entrare e fare il proprio dovere, cioè, ah, lì ti sei sentito un po' d'orgoglio, ma no? Non tanto io cioè, ho questo ruolo, ma chi le stava allenando quotidianamente, assolutamente sì, credo che gli sia dovuto, insomma, no? Assolutamente. Poi torniamo a parlare di giovanile, invece, Cristian, avere gente insomma in squadra come Michalasco, o abbiamo detto i palleggiatori, perché quest'anno pure insomma Joel Bacci si è fatto male, anzi ha ripreso da poco gli allenamenti, pronto, sicuro, che ho detto, Joel, non puoi mollare così, non vuole un anno, me lo devi dare, alla festa finale, gli ho detto questo, insomma, sicuramente pronto e carico per fine agosto. Bacci si è fatto male, è arrivato Paolucci, avere in squadra insomma, signore come Adriano Paolucci, avere in squadra un signore come Michalasco che ti urla anche in campo, lo fa fin di bene, insomma, soprattutto poi a voi liberi, da cui parte praticamente l'azione. Ecco, che cosa ha significato per te avere queste due guide, questi due signori veramente dalla pallavolo? Beh, io penso di essere un ragazzo molto fortunato per questo, perché dovrebbe essere forse l'ultimo anno di Mica, quindi è importante, cioè Mica ha dato tanto alla pallavolo italiana, come tutti sappiamo, quindi penso sia veramente un orgoglio giocare con lui. Come dici tu, la cosa che mi ha colpito di più di lui è che, ovviamente, oltre alla sua età, lui ogni giorno è veramente un professionista, è super determinato, non ci sta a perdere, ma in nessun modo, neanche contro di noi in allenamento. Neanche a Bagherone, neanche a Bagherone. No, assolutamente. E quindi ti dà molto, ha dato molti consigli, tecnici, ha parlato con ognuno di noi, penso, se qualcuno aveva un problema lui era subito pronto per trovare una soluzione di squadra, ovviamente. E invece Adriano pure mi è dispiaciuto molto per Joel, vabbè, perché non se lo meritava, curaccio, però
Capita a pallavolo, capitano anche gli infortuni, e siamo stati fortunatissimi ad avere a disposizione Adriano Paolucci, che ci è venuto a dare una super mano. Anche lui, appunto, veniva dalla 1, da Verona l'anno scorso, quindi parliamo di un signor Già anche lui mi palleggiatore, aveva fatto una finale una scudetto, scudetto, quindi. appunto. Parliamo di un signor palleggiatore, anche lui ci ha sempre dato dei consigli, ha trovato sempre la palla giusta, perché ovviamente venire chiamati in causa a campionato iniziato non penso non sia facile neanche per uno con un'esperienza del genere, Certo. però c'ha tutta la sua calma del mondo, ci ha permesso di fare un ottimo finale di stagione. E soprattutto poi ha fatto crescere un giovane importante come Spedotto Assolutamente. che, nonostante 19 anni, ha tenuto parte qualche partita, è Ci normale. sta, ci sta. Però, insomma, anche playoff, soprattutto in gara 1, in Sì. gara 2, insomma, ha fatto vedere le proprie qualità, un giovane importante, quindi questo vuol dire che, ecco, la società punta anche su questi ragazzi, no? Su te, su Boracino, che insomma, fino a 2 anni fa giocava completamente un altro sport, quindi questo dobbiamo dire, l'intervista che c'è sui social del presidente Antonello Barani dice il mio orgoglio è questo, aver fatto esordire dei ragazzi che magari fino a qualche anno fa, come Davide, giocava addirittura a pallanuoto. Possiamo dire, Cristian, che il gruppo è il vostro elemento Sì, così di forza? chiave. Sì, elemento chiave, bravo, perché. Sì, è vero, diciamo che questo gruppo va avanti da 3-4 anni, quindi anche l'anno scorso abbiamo vinto il campionato, sì, eravamo veramente uno squadrone, per carità, però il gruppo ci ha sempre contraddistinto, andavamo sempre a cena fuori, nel senso il gruppo era Sempre insieme. sempre insieme, era super coeso. E quest'anno anche Mica, appunto, i primi allenamenti ci disse appunto che noi siamo fortunati, nel senso perché lui, giocando così tanto in Serie A, non era mai stato abituato a un gruppo così legato, perché quando vuoi hai un obiettivo, cioè quando hai un campionato c'è un obiettivo e ci può stare che non ti trovi bene con una persona, però Certo. ci devi combattere per un anno perché il tuo obiettivo è quello. Certo, non è che puoi fartelo Certo, sfuggire perché certo. c'è una non simpatia, diciamo, chiamiamola così. Certo. Invece lui, anche lui, ha capito che doveva entrare nel gruppo per forza a tutti i Poi c'è costi. Poi Nunzio che l'ha fatto c'è entrare Nunzio, per sì, forza veramente, a suon di penso. battute. Assolutamente. Senti, Cristian, che idea ti stai facendo di questa arte? Abbiamo visto anche un po' i Sì. risultati, no? Dei playoff, sicuramente l'Agornegro che sta andando avanti, Avanti. quindi Macerata la troviamo in A3, Sì. È tosto. vabbè, Ortona poi dipenderà se faranno girone nord e girone sud di È quello. questa A3, però che idea ti sei fatto guardando anche un po' questa parte finale di stagione, cioè, secondo te Roma, a parte presto parlare di squadra, non Certo. squadra, movimenti di mercato perché è tutto veramente fermo, si dovranno fare a maggio delle riunioni propedeutiche per la nuova stagione, però quello che tu hai visto un campionato ti ritrovi tante squadre, no? Sì. Alessano, Leverano, Lamezia, eccetera, eccetera. Proprio oggi ho visto che è uscito l'articolo appunto della Lega che ha messo le squadre già diciamo di A1, A2, A3. Quindi diciamo non possiamo noi decidere, hanno deciso così, quindi si farà così. Da quello che diciamo, una mia idea che vi posso Sì. dare è che sarà sicuramente un campionato di altissimo livello perché appunto come abbiamo visto quest'anno molte squadre che facevano A2 dovranno fare l'A3 e quindi sicuramente sarà un livello altissimo, appunto sì, sto seguendo i playoff, l'Agonegro nella C'è finale. qualcosa che cambia, è poco tra 2 a 3, la differenza è Sì, c'è un che girone solo, in A2 ci sarà un girone a solo, 12. a 12 squadre, sì, e in A3 ci saranno due gironi. Due gironi, c'è uno straniero solo. Questo sì, è vero. C'è rimasto il video check, c'è ancora discussione se ci sarà diretta streaming o no, ma questo poi dopo Vabbè. si vedrà sicuramente anche a giugno inoltrato, però Sì, diciamo c'è un po' che più di le spazio a. regole, ecco, più Sì, italiani in c'è un po' più di campo. spazio per gli italiani, sì. Adesso sia una bella cosa, nel senso, non è. A me personalmente non cambia molto, Ma la vedi però. più come una B d'eccellenza o una Serie A a tutti gli effetti? Questa Una bella domanda è domanda. una bella domanda, diciamo, perché magari all'inizio quando fai un campionato a due e poi esce questo articolo che l'anno prossimo ci sarà la tre, lo pensi come si allontana sempre di più questa Serie A. Certo. Però dai, non lo so, non te lo saprei dire, bisogna vedere appunto il livello appunto delle Com'è? squadre, levando pure gli stranieri che comunque danno una grossa mano alla pallavolo.
quindi vediamo. Alzano il livello, alzano molto il livello, assolutamente. Fabio, campionato che cambia anche in Serie A in assoluto femminile, con una 2 praticamente a 20. Così, con due gironi, sì, due a 20, con una serie di innesti, si parla appunto di Roma, non è ufficiale ovviamente, questo lo dobbiamo dire in maniera ufficiosa e non ufficiale, ci sarà insomma a fine giugno la lista completa, sì, perché le squadre stanno ancora facendo insomma i playoff, no? A parte, sì, le prime che sono state promosse, però insomma finisce il campionato la settimana di maggio, poi partono i playoff, quindi è lunga ancora. Che idea hai tu in generale, insomma esperienza ce l'hai, si alza il livello, si abbassa il livello, si divide, com'è la storia? Beh, di solito quando i campionati si allargano il livello un pochino, cioè, un pochino scende, no? Perlomeno la parte bassa della classifica, e quindi questo lo vedremo. Adesso l'importante è che effettivamente si componga la Serie A1 con 14 squadre e la 2 con 20. Perché questo vorrebbe... Con un club Italia in Serie A1 sempre, femminile. Questo vorrebbe... Nel maschile, scusa, sicuramente l'ultimo Consiglio federale ha detto non che non ci sarà più club Italia. No, niente, dicevo, questo vorrebbe dire che Roma Volley Group fa la Serie A. Noi ci crediamo, ecco, è inutile nasconderlo oppure cioè, farlo così, dirlo a mezza bocca. Ci crediamo fermamente, cioè, noi vogliamo rifarla e siamo convinti che la rifaremo. A quel punto anche il mercato si giocherebbe d'anticipo. Sì, diciamo, forse rispetto all'anno scorso qualcosa... qualche tempo prima, anche se effettivamente siamo sempre un po' in ritardo rispetto a chi giustamente il titolo sportivo ce l'ha in cassaforte. Ma è giusto secondo te una 2 divisa, una 2 allargata con la possibilità di far giocare più le ragazze? Ma secondo me sì, io sono favorevole, e c'è la possibilità comunque a tante giovani di poter far parte di una rosa in un campionato importante. E poi tanti numeri, tante società che partecipano, tante città, tante regioni, cioè, allarga anche, sì, il giro secondo anche. Me sì, secondo me sì, anche se poi, il marketing assolutamente, che, si può, che bene. Poi tu sai meglio di me che è il lato forse su cui puntare la lente di ingrandimento da parte delle società, no? Assolutamente, cioè, sì, senza quello possiamo parlare qui per ore di tecnica, sì, di valori, sì, di, sì, maglia, sì, maglia, quello che vogliamo, però poi se non c'è è sufficiente il risultato, non, sufficiente. Non c'è la noi categoria dietro, noi dietro per fortuna ci sono, nel nostro gruppo ci sono tante persone che stanno lavorando a questo tipo di obiettivo, quello di allargare il più possibile la nostra visibilità, quello di avere più abbinamenti possibili, proprio perché il sogno, beh, sai, però, quello che sarebbe quello insomma di portare, di andare ancora, di andare più, in ancora alto. Più in alto. Adesso sembra quasi, insomma, se dicessi, dico una cosa del genere, non sto con i piedi per terra, ci stiamo fortemente. Diciamo, però, l'obiettivo ce l'ha bene in mente, sono degli step da dobbiamo pittore. Pagare probabilmente anche un po' di inesperienza, no? Dobbiamo pagare. Beh, le società sono cresciute, questo lo dobbiamo dire, molto, questa stagione. Su questo posso testimoniarlo, esatto, non c'è un po' di dubbio. Ma anche la Roma Volley, insomma, ha detto si anche Antonello Baiani. Ci sono le fondamenta, ci sono, si sente. Per fare... Come parla Fabio, si sente. Sì, 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 femminile, sì. Femminile, ma entrambe le realtà, assolutamente. Sicuramente. Fabio, il lavoro vostro, insomma, quello tuo in particolare, è di dare, no, supporto alla squadra. Abbiamo nominato, sì, prima, no, Caracci, Bucci. Sì. Insomma, poi le altre aggiungile tu. Perché? Perché alla questa B... che è servita un po' a livello propedeutico, sì, per poter allargare. Roma mancava da 8 anni in Serie A, però ha testimoniato questa città, sì, di avere le carte da regola, nonostante l'impiantistica, lo dobbiamo dire, però di avere le carte da regola a livello tecnico di poter essere insomma in alto. Assolutamente. No, penso che poi, ecco, ripeto, primo anno, un'esperienza, no? E secondo me si può lavorare in tal senso in maniera molto più importante, molto più massiccia, perché poi cioè, i numeri dicono che abbiamo tantissime praticanti, no? E se c'è un lavoro di base come fanno tante società, gli atleti prima o poi si affacciano alle categorie importanti.
abbiamo bisogno di impianti. Abbiamo bisogno di impianti, fondamentale. Se prima dicevo che un gruppo di ragazzine si allena 5 volte a settimana per 3 ore, immaginate quando di questi gruppi ne hai 12, di quanto spazio. Ma lei riuscì a contarle, perché spinge un po' il numero del giovanile. Credo se tra elite promozionale, credo che superiamo i 18 campionati, credo. Però ecco, la necessità di spazi, e non solo di spazi, perché non ci basta uno spazio qualsiasi, perché poi la differenza l'abbiamo notata proprio nel far allenare le piccole e in palestre dove il soffitto è basso, non c'è spazio, oppure farla allenare al Pala di Fiore con le attrezzature che avevamo a disposizione, con una qualità proprio della palestra. E c'è differenza, c'è tanta, un'enorme differenza. Quindi ecco, hai toccato un tasto importante, lo ripetiamo sempre, però io non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi stiamo cercando in tutti i modi di poter pensare ad avere un nostro impianto, però sappiamo tutti le difficoltà. È quali difficile, sono. Però le due società si stanno incontrando in questi giorni, le prossime settimane lo faranno ancora per cercare una via comune e una soluzione. Perché è necessario. Io torno un attimo da Christian, l'allenamento, come diceva Fabio, è fondamentale. Voi per necessità, purtroppo, no? Non c'era niente di meglio. Allenarsi alle 9 di sera in Serie A2 non è stato il massimo. Diciamo che quello per un atleta, per una vita appunto sana di atleta, non è il massimo. Poi con gli spostamenti che ci sono a Roma non è facile. Beh, penso sia appunto, come diceva Fabio, difficile, ma spero che queste due società riescano ad avere una loro casa, perché Roma merita e ha bisogno di una casa. Certo. Anche per i giovani che iniziano questo sport, dire quella, cioè, io mi alleno lì, dove si allena la Serie A, penso sia punto di riferimento, esattamente, e da lì si può salire sempre di più. Un campionato intenso, ravvicinato, stretto, sì. Insomma, tante partite. Come si gestisce invece un periodo di inattività di 4 o 5 mesi? Cioè, da adesso a fine agosto che fai? No, diciamo, all'inizio stacchi un po', ma anche più che fisicamente e mentalmente, perché appunto, come dici tu, si è giocato molto, si è giocato durante le festività, quindi ti trovi un attimo così. Io personalmente continuo a fare pesi, qualcuno di noi anche darà una mano ai ragazzi della Serie C comunque, perché loro continuano ad allenare, che hanno dei playoff, quindi continuiamo ad aiutare anche loro, e poi una vacanzetta e poi si riprende. Senti Fabio, allaghiamo un po', siamo ovviamente alle battute finali, Serie A abbiamo detto, progetti, programmi. Qual è il lavoro tuo della società da qui ai prossimi mesi? Allora, io paradossalmente inizia il lavoro adesso, per me in particolare, per tutti coloro che lavorano nell'ambito del settore giovanile. Perché? Perché adesso, per esempio, partono i camp, noi facciamo dei camp molto importanti, ho visto anche loro ci hanno... E quindi cominciamo a costruire già quelli che saranno i gruppi del prossimo anno, cominciando a visionare, selezionare, invitare più bambine possibili, per cercare poi di trovarci all'inizio della prossima stagione già con le idee ben chiare e iniziare subito a lavorare in maniera incisiva. Quindi questo è il momento forse più importante della stagione sotto l'aspetto della costruzione. Quindi tu ti focalizzi sul giovanile. Per quanto riguarda il giovanile, per quanto riguarda la Serie A, noi siamo già tutti proiettati verso la prossima stagione e quindi vogliamo già lavorare in quella direzione, ci stiamo lavorando. E è ovvio che c'è necessità dell'ufficialità e questa potrà arrivare soltanto nei tempi convenzionali. Quindi il telefono già è bollente con chiamate, questo sì, cercare di capire telefono, un po' anche i vari meccanismi, riunioni su riunioni, i movimenti di mercato. Sì, assolutamente. Va bene. Cristian, te un pensiero sulla Superlega, visto che siamo praticamente ai playoff, no? Sì. Domenica Perugia ha vinto gara 3, quindi è 2-1 con Modena. Trento stava sotto 2-1, poi ha vinto, però Macerata è avanti nella serie. Secondo te giovedì 25 è già decisiva, quindi vedremo di nuovo Perugia a Civitanova in finale? Non ci giurerei, diciamo, a gara 4, perché ho visto appunto la partita ieri di Trento,
Lorenzetti ha fatto un ottimo lavoro, ha usato tutto, veramente tutto il roster, veramente tutta la squadra che hanno una grande mano per vincere questa partita. Sono quattro veramente big, quindi è anche la Superlega, c'è veramente da divertirsi. Però non lo so, non ci giurerei perché Modena e Trento non sono due squadre che mollano. No, bravo che mai quello detto, perché ho detto domenica, abituato che si gioca domenica, lunedì. Invece poi ieri era lunedì di Pasquetta, si è giocato ieri, e quindi ieri. Insomma ieri e poi si rigioca giovedì. Quindi insomma non ci metteresti la firma? No, io... Pronostico aperto? Sì, penso una gara 5. Però Perugia è favorita allo scudetto? Sì, secondo me sì, è favorita allo scudetto anche con l'acquisto di Leon. Che battuta è micidiale ancora. È ancora un'altra categoria. Battuta è contro. Però un giocatore solo secondo me non basta per vincere. Ti può far risolvere una partita, una serie, ma un campionato decisivo servono tutti e 20 i giocatori. Grazie a Fabio Cavaglioli, in bocca al lupo per la 16, una 18, insomma gli ultimi campionati che stanno ancora giocando e poi dopo per il duro lavoro estivo, diciamo così. Ci siamo visti pochi giorni fa con Pesaro, questa è una cosa pure importante, siamo stati 2 giorni con loro, cioè stiamo unendo, abbiamo fatto credo, la via Flaminia sarà importante per noi, stiamo unendo le forze a livello giovanile, sì, perlomeno. C'è un progetto in essere che può essere interessante. Insomma, loro hanno una bella tradizione. Bella tradizione, sì. Ci siamo conosciuti per ora, abbiamo confrontato i due settori giovanili, ci siamo riuniti. Io credo che possa essere una cosa molto interessante anche questa. Bene, buon lavoro allora. Grazie a Fabio Cavaglioli. Buon riposo, insomma, sì. Perché poi dopo non stai mai fermo. No. Grazie a Cristian Adizzi. Grazie a te, Gianluca, grazie a tutti. Grazie a voi tutti che ci avete seguito. Roma Sotto Rete torna ovviamente la prossima settimana. Parleremo come al solito di dirigenza e non solo di campo. Da parte mia è tutto e come al solito buon volley a tutti.